Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video sulla beta di Project Maestro. Oggi andremo a vedere insieme la funzionalità di Summarize, quindi la possibilità di andare a risolvere tutte quelle problematiche che derivano da delle combinazioni di dataset differenti con una regola di join in cui le due tabelle non hanno un rapporto 1 a 1, ma 1 ad n. Facciamo magari una piccola anteprima di quella che sarà la nostra analisi. Supponiamo di avere due tabelle, una tabella a livello di regione con il target regionale e un'altra tabella con invece le singole province che fanno parte della regione e i loro profitti singolari, quindi per ogni singola provincia. Se andassimo a fare una join utilizzando la regione come campo di match, quello che succederebbe alla fine della join sarebbe che il nostro risultato di 50 verrebbe moltiplicato per n volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte, con il risultato finale che se in Tableau utilizzassi come aggregazione sum del target regionale mi ritroverei un valore di 300, quando in realtà il target del Piemonte era 50. Ovviamente esistono già adesso dei modi in Tableau per risolvere questo problema, si possono usare delle level of details calculation che permettono di prendere tutte queste sei linee, considerare solo il valore minimo, quindi 50, e quindi schiacciare tutte queste linee in una sola che vale 50, oppure possiamo utilizzare il data blending con tutti i pro e contro che derivano da avere un dataset slegato dall'altro, ad esempio per via dell'utilizzo dei filtri o per l'impossibilità di utilizzare delle level of details o alcuni tipi di aggregazione. Adesso, grazie a Project Maestro, potremmo creare un summarize, quindi raggruppare tutta la tabella B già a livello della regione, farci restituire la somma piuttosto che la media o quello che vogliamo della nostra metrica e andare quindi a fare una join 1 a 1. Vediamo insieme come. Andiamo ad aprire la connessione con le nostre due tabelle, Excel. Abbiamo la tabella A che aveva soltanto regione e target regionale e poi abbiamo la tabella B. Aggiungere uno step di aggregazione e in questa finestra potremo vedere quali sono le colonne che fanno parte del mio dataset. Nella parte di sinistra, Group Field, potremmo mettere le dimensioni per le quali vogliamo fare l'aggregazione, mentre Aggregated Field possiamo scegliere i valori numerici e decidere come aggregarli. Quindi in questo caso io voglio fare un'aggregazione a livello di regione, posso trascinare regione nella parte di sinistra e poi prendere il mio valore numerico, Profit, e trascinarlo invece nella parte di destra. E scegliere come aggregazione, in questo caso somma. Se non ci serve la somma, ma un altro tipo di aggregazione, lo possiamo scegliere da questo menu a tendina. Ora che il dato è stato aggregato, siamo pronti per fare una union tra le due tabelle, una join tra le due tabelle. Quindi posso selezionare questo step dell'aggregazione, trascinarlo verso il primo dataset e fare new join. A questo punto saremo in grado di fare una join tra regione e regione e non avremo più il problema quindi delle righe duplicate. Questa breve dimostrazione sull'utilizzo dei raggruppamenti del summarize finisce qui, ci vediamo al prossimo video. Ciao!